Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. In questo video vi spiegherò come realizzare il mio animale preferito, ovvero il delfino, utilizzando gli elastici Rainbow Loom. Spero che l'idea vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ci servirà il telaio, degli elastici turchesi bianchi e un elastico singolo nero e poi utilizzerò due tipi di uncinetto. Infatti, come vi ho già detto altre volte, per alcuni tipi di lavorazione mi trovo bene con questo uncinetto della Rainbow Loom, mentre per altri passaggi preferisco questo tipo di uncinetto che ho acquistato in merceria e quello che utilizzo io è il numero 3,5. Vi ricordo che potete acquistare gli elastici Rainbow Loom sul sito www.perlinedastirare.it, dove potete trovare anche le Ama Beads. Posizioniamo il telaio in questo modo, ovvero con la fila centrale di pioli un gradino più in basso rispetto alle due file laterali. Inoltre i pioli devono trovarsi con la parte tondeggiante rivolta verso di noi. Iniziamo ad inserire delle coppie di elastici turchesi. Iniziamo con una coppia di elastici turchesi tra il primo e il secondo piolo della fila di sinistra. Un'altra coppia di elastici turchesi tra il secondo piolo della fila di sinistra e il terzo piolo della fila centrale. Prendiamo un'altra coppia di elastici turchesi e la andiamo a posizionare tra il primo e il secondo piolo della fila centrale. Un'altra coppia di elastici turchesi tra il secondo e il terzo piolo della fila centrale. Ancora una coppia di elastici turchesi tra il terzo e il quarto piolo della fila centrale. Ora prendiamo un elastico singolo turchese e lo avvolgiamo per 3 volte sul quarto piolo della fila centrale. In questo modo. Prendiamo un altro elastico singolo turchese, lo giriamo in questo modo come a formare un 8, lo pieghiamo in due e lo andiamo a posizionare tra il secondo piolo della fila di sinistra e il secondo piolo della fila centrale. In questo modo. A questo punto siamo pronti per girare il telaio ed iniziare ad intrecciare gli elastici utilizzando l'uncinetto. Partiamo dal quarto piolo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo, li sganciamo dal quarto piolo e li portiamo sul terzo piolo della fila centrale, in questo modo. Ora entriamo all'interno del terzo piolo della fila centrale. Sul fondo di questo piolo troveremo due coppie di elastici. Agganciamo la prima coppia, ovvero quella che si trova più in alto, in questo modo, la sganciamo dal terzo piolo e la posizioniamo sul. Poi entriamo all'interno del secondo piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul primo piolo della fila centrale, in questo modo. Torniamo all'interno del terzo piolo della fila centrale, agganciamo la coppia di elastici che è rimasta e la posizioniamo sul secondo piolo della fila di destra. Poi entriamo all'interno del secondo piolo della fila di destra, agganciamo l'ultima coppia di elastici che si trova sul fondo e la portiamo sul primo piolo della fila di destra. A questo punto prendiamo un uncinetto e sganciamo i quattro elastici che si trovano sul primo piolo della fila di destra e i quattro elastici che si trovano sul primo piolo della fila centrale, in questo modo. E poi tiriamo tutta la lavorazione in questo modo, sganciandola dal telaio. E questo è il risultato. A questo punto dobbiamo prendere un elastico singolo turchese, agganciarlo all'uncinetto e farlo passare sotto a questi 8 elastici che si trovano sull'uncinetto, facendo molta attenzione. In questo modo. E poi agganciamo questo archetto che si sarà appena venuto a formare. Lasciamo momentaneamente questi elastici sull'uncinetto e andiamo a realizzare una seconda pinna identica, ripetendo gli stessi passaggi. Ed ecco il risultato. Infine realizzate un'altra pinna identica alle due precedenti, ovvero questa qui. Però dovete saltare l'ultimo passaggio, quindi una volta staccata tutta la lavorazione dal telaio, dovete lasciarla in questo modo, non dovete aggiungere l'ultimo elastico singolo. Quest'ultima pinna l'andremo a posizionare sul dorso del delfino. Andiamo a realizzare la pinna caudale. Per realizzare la pinna caudale dobbiamo inserire una coppia di elastici tra il primo e il secondo piolo della fila di sinistra, un'altra coppia di elastici tra il secondo e il terzo piolo e un'altra coppia di elastici tra il terzo e il quarto piolo della fila di sinistra. Poi dobbiamo inserire due coppie di elastici sulla fila di pioli centrale, quindi una coppia tra il primo e il secondo piolo e un'altra coppia tra il secondo e il terzo piolo. E poi altre 3 coppie di elastici sulla fila di pioli di destra, una coppia tra il primo e il secondo piolo, un'altra coppia tra il secondo e il terzo,
e un'altra coppia tra il terzo e il quarto piollo della fila di destra. Poi prendiamo un elastico singolo turchese e lo andiamo a posizionare tra il secondo piollo della fila di sinistra, il secondo piollo della fila centrale e il secondo piollo della fila di destra. Prendiamo due elastici turchesi e li andiamo a posizionare tra il terzo piollo della fila di sinistra, il terzo piollo della fila centrale e il terzo piollo della fila di destra, formando un secondo triangolo. Dopodiché dobbiamo prendere questi due elastici che si trovano così in orizzontale e portarli dietro al terzo piolo della fila centrale. Se volete, vi potete aiutare con un uncinetto in questo modo. Poi prendiamo un elastico singolo turchese e lo avvolgiamo per tre volte sul quarto piolo della fila di destra. E poi ripetiamo questa operazione anche sul quarto piolo della fila di sinistra. Ed ecco fatto. A questo punto siamo pronti per girare il telaio ed intrecciare gli elastici con l'uncinetto. Iniziamo dal quarto piolo della fila di sinistra. Agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sul terzo piolo della fila di sinistra. Poi entriamo all'interno del terzo piolo, agganciamo l'ultima coppia di elastici che si trova sul fondo e poi portiamo questi due elastici sul secondo piolo della fila di sinistra. Entriamo all'interno del secondo piolo, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul primo piolo della fila di sinistra. Ripetiamo gli stessi passaggi partendo dal quarto piolo della fila di destra e andando avanti. Poi ripartiamo dal terzo piolo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul secondo piolo della fila centrale. Dal secondo piolo della fila centrale passiamo al primo piolo della fila centrale. Poi, come abbiamo fatto fino adesso, agganciamo tutti gli elastici che si trovano sul primo piolo della fila di destra, centrale e di sinistra. E sganciamo tutti gli elastici dal telaio. Prendiamo un elastico singolo turchese, lo agganciamo all'uncinetto e facciamo scorrere su di esso tutti gli elastici che si trovano sull'uncinetto. Poi passiamo con l'uncinetto sotto a questo archetto che si sarà appena venuto a formare. Una volta realizzate queste quattro pinne, non ci resta che realizzare il corpo del delfino. Iniziamo inserendo una coppia di elastici turchesi tra il primo e il secondo piolo della fila di sinistra. Un'altra coppia di elastici turchesi tra il secondo e il terzo piolo della fila di sinistra. Poi un'altra coppia di elastici turchesi tra il terzo e il quarto piolo della fila di sinistra. Continuiamo inserendo 7 coppie di elastici bianchi. E poi terminiamo con due coppie di elastici turchesi. Ora inseriamo una coppia di elastici turchesi tra il primo piolo della fila di sinistra e il secondo piolo della fila centrale. E poi continuiamo ad inserire delle coppie di elastici sulla fila centrale partendo dal secondo piolo e andando in avanti, fino a completare la fila. Ho quindi inserito 11 coppie di elastici turchesi sulla fila centrale. Prendo un'altra coppia di elastici turchesi e la vado a posizionare tra il secondo piolo della fila centrale e il secondo piolo della fila di destra. Poi
Poi prendo un'altra coppia di elastici turchesi e la vado a posizionare tra il secondo e il terzo piolo della fila di destra. E poi, partendo dal terzo piolo della fila di destra, continuo ad inserire altre 9 coppie di elastici turchesi. Poi inserisco una coppia di elastici tra il dodicesimo piolo della fila di destra e il tredicesimo piolo della fila centrale. E un'altra coppia di elastici turchesi tra il tredicesimo piolo della fila centrale e il tredicesimo piolo della fila di sinistra. A questo punto non ci resta che posizionare le pinne sul telaio. Iniziamo con la pinna caudale, che andremo a posizionare sul tredicesimo piolo della fila di sinistra. In questo modo. Ora contiamo 6 pioli sul lato di destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ed inseriamo la pinna dorsale a partire dal sesto piolo. Quindi sganciamo i primi 4 elastici di questa pinna e li andiamo a posizionare proprio sul sesto piolo. In questo modo. Gli altri 4 elastici che si trovano sull'uncinetto li andiamo a posizionare sul settimo piolo. In questo modo. Ora contiamo 5 pioli a partire dal primo piolo della fila di sinistra e andiamo a posizionare una delle pinne laterali. Posizioniamo un elastico sul quinto piolo della fila di sinistra, in questo modo, e l'altro elastico, l'altra estremità, sul quinto piolo della fila di destra. E poi spingiamo questa pinna verso il basso. In questo modo facciamola incastrare tra la fila di sinistra e la fila centrale. Posizioniamo l'ultima pinna sugli stessi pioli, quindi sempre sul quinto della fila di sinistra e sul quinto della fila di destra. Ora volta la lasciamo sporgere verso l'alto in questo modo. Mettiamo momentaneamente da parte il telaio e andiamo a realizzare l'occhio del delfino. Quindi prendiamo un elastico singolo nero e lo avvolgiamo per 4 volte intorno all'uncinetto. In questo modo. Prendiamo un elastico singolo turchese, lo agganciamo all'uncinetto e facciamo scorrere su di esso l'elastico nero che abbiamo appena avvolto per 4 volte. In questo modo. E poi andiamo a posizionare questi elastici sul telaio. Posizioniamo un'estremità dell'elastico turchese sul secondo piolo della fila di sinistra e l'altra estremità sul secondo piolo della fila di destra. In questo modo. Portiamo l'elastico nero tutto verso sinistra. E poi agganciamo questo elastico turchese che si trova in orizzontale, quello che si trova più lontano da noi, e lo portiamo dietro al terzo piolo della fila centrale, in questo modo. Poi prendiamo questa parte dell'elastico turchese, la tiriamo, la giriamo in questo modo come a formare un otto e la riposizioniamo sia sul secondo piolo della fila di destra che sul secondo piolo della fila centrale, in questo modo. Ora prendiamo un elastico singolo turchese e lo andiamo a posizionare tra il terzo piolo della fila di sinistra, il quarto piolo della fila centrale e il terzo piolo della fila di destra. Poi tiriamo questo elastico, lo giriamo in questo modo, formando un otto. E lo andiamo a riposizionare sul terzo piolo della fila di destra e sul quarto piolo della fila centrale. Ripetiamo un'altra volta questo passaggio, quindi prendiamo un elastico singolo turchese e lo andiamo a posizionare intorno al quarto piolo della fila di sinistra, al quinto piolo della fila centrale e il quarto piolo della fila di destra. Poi lo tiriamo, lo giriamo in questo modo come a formare un otto e posizioniamo questa estremità intorno al quarto piolo della fila di destra e al quinto piolo della fila centrale, intorno a questi due pioli. Prendiamo un altro elastico singolo turchese e
e lo andiamo a posizionare tra il sesto piolo della fila di sinistra, il settimo piolo della fila centrale e il sesto piolo della fila di destra. Ancora un elastico singolo turchese e lo andiamo a posizionare tra il settimo piolo della fila di sinistra, l'ottavo piolo della fila centrale e il settimo piolo della fila di destra, formando un altro triangolo. Ripetiamo un'altra volta ancora questo passaggio, avvolgendo l'ottavo piolo della fila di sinistra, il nono piolo della fila centrale e l'ottavo piolo della fila di destra. Poi tiriamo l'elastico, lo giriamo di nuovo in questo modo e lo andiamo ad avvolgere intorno all'ottavo piolo della fila di destra e al nono piolo della fila centrale. Ripetiamo ancora una volta questo passaggio utilizzando un elastico singolo turchese. Quindi andiamo ad avvolgere il nono piolo della fila di sinistra, il decimo piolo della fila centrale e il nono piolo della fila di destra. Giriamo l'elastico e posizioniamo queste estremità intorno al nono piolo della fila di destra e al decimo piolo della fila centrale. Ancora una volta prendiamo un elastico singolo turchese e ripetiamo questo passaggio, quindi avvolgiamo il decimo piolo della fila di sinistra, l'undicesimo piolo della fila centrale e il decimo piolo della fila di destra. Tiriamo l'elastico, lo giriamo e lo andiamo a riposizionare intorno al decimo piolo della fila di destra e all'undicesimo piolo della fila centrale. Ripetiamo per l'ultima volta questo passaggio. Poi prendiamo un altro elastico singolo turchese, lo giriamo in questo modo come a formare un 8, lo pieghiamo in due e lo andiamo a posizionare in orizzontale tra il dodicesimo piolo della fila di sinistra e il dodicesimo piolo della fila di destra. In questo modo. A questo punto siamo pronti per girare il telaio ed iniziare ad intrecciare gli elastici utilizzando l'uncinetto. Iniziamo dal tredicesimo piolo della fila di destra. Sul fondo di questo piolo troveremo due coppie di elastici turchesi. Agganciamo la prima coppia a nostra disposizione, la sganciamo da questo piolo e la portiamo sul tredicesimo piolo della fila centrale. Torniamo di nuovo all'interno del tredicesimo piolo della fila di destra, agganciamo l'altra coppia di elastici turchesi, l'ultima rimasta, e la portiamo sul dodicesimo piolo della fila di destra. Poi entriamo all'interno del dodicesimo piolo della fila di destra, agganciamo la coppia di elastici che si trova sul fondo e la portiamo sul piolo che si trova subito sopra. Poi entriamo all'interno dell'undicesimo piolo della fila di destra, agganciamo l'ultima coppia di elastici che sarà una coppia di elastici bianchi e la portiamo sul decimo piolo della fila di destra. E continuiamo in questo modo fino a completare tutta la fila. Ed ecco fatto. Torniamo indietro e ripartiamo dal tredicesimo piolo della fila centrale. Anche in questo caso, sul fondo di quest'ultimo piolo, troveremo due coppie di elastici. Agganciamo la prima coppia, quella che si trova più in alto, la sganciamo dal tredicesimo piolo della fila centrale e la portiamo sul dodicesimo piolo della fila di sinistra, in questo modo. Poi ripartiamo dal tredicesimo piolo della fila centrale, agganciando l'ultima coppia di elastici turchesi rimasta e portandola sul dodicesimo piolo della fila centrale. Poi ripartiamo da questo dodicesimo piolo, agganciando gli ultimi due elastici e portandoli sul piolo che si trova subito sopra. E continuiamo in questo modo con la lavorazione fino a completare tutta la fila di pioli centrali. Torniamo indietro e ripartiamo dal dodicesimo piolo della fila di sinistra.
Come sempre, dobbiamo agganciare gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo di ciascun piolo e portarli sul piolo che si trova subito sopra, fino a completare tutta la fila. Arrivati a questo punto, entriamo con l'uncinetto all'interno del secondo piolo della fila di sinistra, agganciamo l'ultima coppia di elastici, la sganciamo da questo secondo piolo e la portiamo sul secondo piolo della fila centrale. Poi entriamo all'interno del secondo piolo della fila centrale, agganciamo l'ultima coppia di elastici e la portiamo sul primo piolo della fila di destra, in questo modo. Ora entriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila di destra, passiamo sotto a tutti gli elastici ed usciamo lateralmente con l'uncinetto in questo modo. Prendiamo una coppia di elastici turchesi o del colore che volete, la agganciamo all'uncinetto e la facciamo passare all'interno del primo piolo. In questo modo. E poi tiriamo questi elastici che abbiamo appena inserito verso l'esterno. Agganciamo questi due archetti che si saranno appena venuti a formare e li facciamo passare sotto agli altri due archetti. E tiriamo per formare un nodo. A questo punto non ci resta che sganciare tutta la lavorazione dal telaio. Ed ecco il risultato. A questo punto potete decidere se utilizzare questi due elastici per attaccare l'anello portachiavi oppure nasconderli all'interno della lavorazione, oppure ancora potete avvolgerli intorno al becco del delfino, in questo modo. E magari potete creare un'asola per appendere il delfino in un altro punto, qui sulla testa per esempio. Fate passare l'uncinetto sotto a quattro elastici qui sull'estremità. Prendete un altro elastico singolo, lo agganciate all'uncinetto, lo fate passare sotto a questi quattro elastici, uscite con l'uncinetto in questo modo, dopodiché agganciate questo archetto che si sarà venuto a formare e lo fate passare sotto al secondo archetto. E tirate per formare un nodo. E poi potete quindi attaccare l'anello portachiavi in questo punto. E niente ragazzi, il tutorial è terminato, spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao! In questo video vorrei salutare Sognare, Immaginare e Iniziare, Lily Quinn, Elisa Piutti, Love My Life, Rossella Di Bella, Gemma Fravini, Aurora Carfora, Lola Mare, Federica Ioli, Veronica's Channel, Lelly Loom 29, Martina Leonardi, Sliderina For Me, Vale 94, Passione di Elastici, Rebecca Sala, Best Player, Assunta Centorino, Pretty Moon, La ragazza pazza di Tini. Spero di aver pronunciato bene i vostri nomi. Per oggi è tutto, ciao!